grazie. Io devo ringraziare davvero di cuore gli organizzatori per un motivo, perché Cinzia è stata una tra le prime ad accorgersi della mia attività su Facebook. Io non sono un divulgatore, io non sono un esperto di social media, sono un professore universitario che a un certo punto si è stufato di leggere su internet delle scemenze pericolose. Sì, perché quando io ero ragazzino, se avessi voluto sapere qualcosa sul vaccino, avrei dovuto aprire un'enciclopedia. E nell'enciclopedia non ci scrive il primo cretino. Per scrivere sull'enciclopedia bisogna capire qualcosa di un certo argomento, perché se io domani mattina pretendessi di scrivere sull'enciclopedia come si costruiscono i ponti in cemento armato, è molto improbabile che qualcuno mi avrebbe lasciato scrivere la voce costruzioni ponti in cemento armato. E adesso invece, quando qualcuno vuole sapere qualcosa su un vaccino o su qualunque altro argomento, accende internet. E su internet il problema è che effettivamente ci scrive il primo cretino. Tutti possono scrivere su internet, non c'è più nessuna limitazione. Io oggi pomeriggio potrei aprire un sito su internet e raccontare come si costruiscono i ponti, dire che il cemento non va bene, bisogna usare la carta. E questo sito, magari se sono bravo a costruirlo, può essere anche più accattivante di quello dell'ordine degli ingegneri, che magari è composta da gente che ha qualcosa da fare, quindi non ha tempo da dedicare a internet. Questo sembra un'esagerazione, ma su internet si trova veramente di tutto. Si trova gente che afferma che la Terra è piatta e non gira, con 200 prove. C'è gente che dice che la Luna non esiste, addirittura. Un signore sostiene che Barack Obama è stato teletrasportato su Marte, anzi lo sostengono in due. Chi erano questi due? Due che erano su Marte e l'hanno visto. Voi capite? Questa gente stava ubriaca al bar quando io ero ragazzo, adesso invece racconta queste cose. Possiamo pensare che non le scrivano anche sui vaccini, ma neanche per idea. Troviamo che i vaccini causano il cancro, troviamo che i vaccini causano le malattie autoimmuni, troviamo che i vaccini causano anche la calvizie, ma è andata bene, nonostante sia stato vaccinato. Troviamo che i vaccini causano l'omosessualità, che è una malattia genetica. A me è capitato a una conferenza di dire, e pensate, c'è anche un cretino che dice queste cose, uno si è alzato e mi ha detto sono io. E voleva querelarmi. In quel caso, appunto, io gli ho detto che il cretino non è un'offesa, ma è una diagnosi, perché uno che dice queste scemenze ha un quadro clinico neurologico che non necessita di ulteriori approfondimenti strumentali. E purtroppo però ci sono anche i medici. Guardate, questo è un pediatra calabrese che arriva addirittura all'anatema, chi somministra il vaccino anti-HPV, vaccino che sta facendo sparire un cancro peraltro, merita di essere destinato all'inferno. Ci sono altri che invece dicono di stare attenti al karma. Vedete, sono i batteri, sono le anime reincarnate dei miliardi di animali uccisi. Attenti a vaccinarvi con i veleni, se il karma non viene scontato, ve lo fanno scontare in un altro modo. Oppure c'è che gente che è convinta nel 2017 che il morbillo si cura vestendo il proprio figlio di rosso. Ora, tutto questo ci fa capire che ormai su internet chi dice che 2 più 2 fa 5 non è un somaro che deve andare dietro la lavagna a studiare l'aritmetica, ma ormai è un coraggioso combattente contro la lobby delle calcolatrici che dice che 2 più 2 fa 4. E non va bene. Però poi quando vanno a comprare le pere, se sono 2 pere da 2 euro, 5 non sono disposti a pagarle. Rifiutano la scienza, ma quando vanno dal dentista state tranquilli che non rifiutano l'anestesia in nome del loro rifiuto della scienza. E quando poi magari hanno i sintomi di un infarto, implorano al medico del pronto soccorso di salvarvi la vita. Potremmo ridere di questo, ma non possiamo ridere perché parliamo di vaccini e parliamo di qualcosa che può essere molto pericoloso. I vaccini funzionano, i vaccini hanno, dopo l'acqua potabile, sono stato l'intervento che più ha risparmiato dolore e morte e sofferenza al genere umano, però se smettiamo di farli, per le malattie che non sono ancora eradicate, sono guai, e sono guai grossi. Guardate la difterite, in Italia non la vediamo più per fortuna. Io, mio padre, che è un pediatra in pensione di 87 anni, nel 59 ha visto morire un bambino di difterite, mi dice guarda, chi vede morire un bambino di difterite non ha più problemi sui vaccini, perché è uno spettacolo talmente atroce che non se lo dimentica più. Noi per fortuna ce lo siamo dimenticati, ma il batterio ancora gira, non solo con i migranti. Come vedete, un signore distinto di 60 anni austriaco è andato in vacanza in Sri Lanka, è tornato con una lesione cutanea con il batterio che causa la difterite, nella sua forma più pericolosa, quella che produce la tossina.
Beh, se qui accanto a questo signore ci fosse stato un bambino non vaccinato, sarebbe potuto accadere quello che è accaduto in Belgio l'anno scorso. Un bambino si prende la difterite e muore. Per cui potremmo rivedere tante cose, potremmo rivedere la poliomielite, che fortunatamente in Italia non c'è più, potremmo rivedere reparti come questo è il 55 dello stato di New York, non è che stiamo parlando di tanti anni fa, tutto questo è sparito e per fortuna ogni tanto si riesce a fare sparire qualche malattia terribile. Una di queste è il vaiolo, questa è la mano di un bambino che ha il vaiolo, che aveva il vaiolo, una malattia che aveva una mortalità del 30%, che però per fortuna è stata fatta scomparire, perché questo è il tallone d'Achille degli agenti infettivi, in particolare del virus. Un virus esiste se esiste il suo ospite suscettibile, cioè se qui ci fossero dei virus che colpiscono i dinosauri non sarebbero virus, perché non ci sono i dinosauri. Un virus, quando ha intorno una popolazione immune, non riesce più a infettare nessuno e letteralmente sparisce, come è successo per il vaiolo. Questo un autista somalo, l'ultimo paziente che ha avuto il vaiolo, ha emesso il virus, ma nessuno c'era vicino a lui suscettibile e quindi la malattia è letteralmente sparita. Ora, una cosa interessante, di fronte a voi, giustamente come ha detto il collega, la cosa incredibile è che nel 2017 si debba ancora parlare di vaccini e della loro utilità, oppure si debba dire credo o non credo nell'immunità di gregge, come dire credo o non credo nella forza di gravità, perché l'immunità di gregge è una cosa oggettiva, non è una fede, cioè io posso credere in una religione, e posso credere nella solidarietà umana, ma non è che devo credere nella forza di gravità, quella è e devo accettarla. È interessante pensare, ma questa è una cosa nuova che è arrivata adesso con la rete, via dicendo, oppure c'è da molto tempo? Beh, c'è da molto tempo, perché gli antivaccinisti, scusate, ecco qua, gli antivaccinisti sono nati insieme ai vaccini. Questa è una cartolina del 1802 della Anti-Vaccine Society di Londra. Come vedete, sostenevano che chi si fosse vaccinato con il vaccino che proveniva appunto dai bovini avrebbe prima o poi sviluppato le corna, la coda, sarebbe diventato una mucca. Per chi si dispiace del fatto che Redroni si improvvisi esperto di vaccini, sappiate che quella volta c'era Lord Byron che ce l'aveva con la vaccinazione, quindi di artisti che non ne capiscono molto di medicina, ma che non si astengono dal dire la loro opinione, abbiamo una lunga esperienza. E quindi le bugie ci sono sempre state, e esemplificativa è questa, la più grossa, dovuta a questo signore che per fortuna non è più un collega, perché è un ex medico radiato dall'ordine, che si inventò un lavoro secondo il quale c'era una correlazione tra autismo e vaccinazione contro il morbillo e rosolie e parotite. Il lavoro era inventato, fatto su 12 bambini, diciamo che anche il giornale scientifico forse avrebbe dovuto usare maggior rigore nella valutazione. Io ho pubblicato su Lancet e ho visto quanto è stato difficile per me, non so come qui sia potuto accadere, però purtroppo è accaduto. Sta di fatto che una investigazione giornalistica fece saltare fuori che questo lavoro era completamente inventato, ed era inventato perché? Perché questo signore aveva un conflitto di interessi. Era libro paga di uno studio di avvocati che faceva cause per danni dati dalle vaccinazioni, aveva fondato un'azienda a capo della quale aveva messo il padre di uno di quei 12 bambini per sfruttare un brevetto per una strategia di vaccinazione alternativa. Ovviamente se la vaccinazione in uso fosse stata determinata essere pericolosa avrebbe fatto un sacco di soldi. Però salto fuori tutto, salto fuori anche che aveva fatto cose dell'altro mondo, come fare coloscopie senza permesso e senza motivo ai bambini, fare prelievi a pagamento alla festa di compleanno del figlio, addirittura arrivò a fare delle punture lombari ai bambini. Per chi non è medico, la puntura lombare è una procedura invasiva, pericolosa, dolorosa, tanto che l'ordine dei medici giustamente lo radiò definendolo come disonesto e irresponsabile, e dicendo che aveva agito con spietato disprezzo per le sofferenze e per il dolore che i bambini avrebbero sofferto. Questo è l'eroe degli antivaccinisti, mitizzato in quel film che qualcuno vorrebbe proiettare. Purtroppo però questa balla qualcuno poi ci ha creduto e qualcuno ha smesso di vaccinare. In particolare questo è quello che accade negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti nel 2000 avevano raggiunto quella che viene chiamata l'immunità di gregge, l'immunità di comunità. Il morbillo non circolava più.
però la gente ha smesso di vaccinarsi e nel 2014 il morbillo ha ricominciato a circolare. Era persa l'immunità di gregge. E chi ci rimette quando si perde l'immunità di gregge? Beh, ci rimette chi non si è ancora vaccinato, perché non ha raggiunto l'età che è quella della vaccinazione, oppure chi non si è potuto vaccinare perché per esempio ha un tumore e quindi non può, è immunodepresso per altri motivi, il vaccino è virus attenuato, quindi può essere pericoloso, oppure chi si è vaccinato e ha perso l'immunità perché appunto il suo sistema immune è stato indebolito da delle cure e dalle malattie. Quando un virus circola come quello del morbillo, prima o poi succede un guaio. Infatti questo è quello che accade. Questa ragazza di 28 anni negli Stati Uniti era malata di dermatomiosite, stava facendo una terapia immunosoppressiva, si è presa il morbillo, è morta. In Lombardia, lo racconta il professor Mantovani nel suo libro, un paio d'anni fa un bambino di 18 mesi con una leucemia linfoblastica che guarisce nel 90% dei casi, si è preso il morbillo, è morto anche lui. Quindi non vaccinarsi non è solo un atto di mancata protezione individuale, ma è un atto di irresponsabilità sociale. Chi non vaccina i propri figli, chi non si vaccina se adulto e non immune, non danneggia soltanto se stesso, ma danneggia tutti quanti, come dimostra l'epidemia di morbillo che è scoppiata in Romania l'anno scorso. Nel 2015 sono 7 casi e gli antivaccinisti dicono: vedete, con la copertura bassa non scoppia l'epidemia, che è un po' come quello che guida ubriaco e dice: non mi sono fatto niente, ecco. Però purtroppo l'epidemia si ripropongono se il tasso di vaccinazione non è sufficiente. È partita un'epidemia con 3.071 casi, i morti in realtà sono 17, non più 16, e 3 di questi erano bambini che avevano meno di un anno. Quindi non erano figli di genitori che avevano deciso di non vaccinare, ma erano bambini che erano troppo piccoli per essere vaccinati. E io personalmente devo dire, mia figlia all'asilo nido non ce l'ho mandata, proprio per questo motivo, finché non ha fatto la vaccinazione contro il morbillo. E l'autismo non ha niente a che fare con le vaccinazioni, lo sappiamo perché l'incidenza dell'autismo è identica tra i vaccinati e i non vaccinati. Sappiamo che l'autismo ha una base genetica e che le lesioni risalgono a un'epoca prenatale, ma non solo, da alcune settimane è uscito un lavoro molto interessante che dimostra come è possibile fare la diagnosi a 6 mesi di autismo. Beh, a questo punto immaginare che qualcosa che viene fatto a 14 mesi possa causare qualcosa che accade a 6 mesi e richiede uno sforzo notevole di fantasia, è un po' come la favola del lupo e dell'agnello, però vedrete che gli antivaccinisti ci riusciranno. E nonostante questa sia una balla, una ricerca fatta da un collega, un mio ex studente, molto bravo, che lavora nella sanità pubblica delle Marche, ha pubblicato e ha dimostrato questa cosa incredibile, che anche chi vaccina nel 50% ha paura dell'autismo. Ma com'è possibile che una balla arrivi a convincere o a mettere paura comunque al 50% dei genitori che vaccinano? E qui io ho dovuto chiedere aiuto a un mio collega, Matteo Monterlini, collega e amico, che si occupa di neuropsicologia comportamentale. Ha scritto un bellissimo libro, Trappole mentali, che è molto utile per capire cosa accade quando i genitori vedono qualcosa che accade dopo il vaccino, come l'autismo. L'autismo insorge tipicamente intorno ai 15, 16, 17 mesi, tutti i bambini vengono vaccinati, qualcuno diventa autistico per fatti suoi, ma era già autistico prima, perché se uno specialista guarda il filmino del primo compleanno sa distinguere perfettamente chi diventerà autistico e chi non lo diventerà. Per cui il vaccino non c'entra nulla, è soltanto una coincidenza temporale. Però purtroppo la nostra mente non funziona bene. Noi veniamo da tanti anni di evoluzione e abbiamo un pensiero istintivo che ci porta a fare degli errori. Errori che poi può correggere la scienza, ma che vengono fatti. E guardate questa diapositiva, queste rette, se voi le guardate, sembrano storte. E invece, se voi vi metteste a misurarle con un centimetro, vi accorgereste che sono in realtà tutte parallele. Ora, lo sguardo si sbaglia, però poi la scienza ci fa capire che questo è un errore. La cosa curiosa è che però io allora vi ho detto che queste rette sono parallele, ve l'ho pure dimostrato facendovi vedere queste righe parallele che vi forniscono una guida, ma se le torno voi le vedete di nuovo storte. Ecco, la nostra mente purtroppo non funziona bene e deve stabilire un rapporto di causa-effetto anche dove non c'è.
io porto l'automobile a riparare dal meccanico, la mattina dopo non parte, quel cretino me l'ha rotta. Sostituisco gli pneumatici, ne buco uno, le gomme erano difettose. Noi siamo portati a dover trovare una causa a tutte le cose. E talvolta questo crea delle situazioni grottesche. Un esempio è quello dei ventilatori coreani. La Corea del Sud è un paese molto sviluppato, molti dei computer che usiamo, dei telefonini, sono costruiti in questo paese. E negli anni 20 un medico pubblicò un lavoro nel quale sosteneva che un paziente era morto asfissiato da un ventilatore acceso in faccia che gli aveva sottratto l'ossigeno. È una cosa che ci fa sorridere, ma non fece sorridere i sudcoreani, che da quel momento cominciarono a fissarsi che i ventilatori accesi in faccia durante la notte potessero asfissiare le persone. Questo è un manuale di istruzioni di un ventilatore sudcoreano. Come potete vedere, c'è scritto di non metterlo vicino alla faccia. Tutti i ventilatori sudcoreani hanno un timer, perché nessun sudcoreano mai dormirebbe tutta la notte con un ventilatore acceso per paura di morire asfissiato. E poi però cosa succede? Qualcuno poveretto muore, perché in Corea del Sud si muore come in tutti i paesi del mondo in maniera improvvisa, inaspettata. Quando uno muore cosa accade? Che magari è caldo e ha il ventilatore acceso. E allora che cosa pubblicano i giornali? Dicono che un uomo è morto lunedì mattina dopo aver dormito con un ventilatore acceso. Dopo raccontano sì che aveva la pressione alta e via dicendo, però ventilatore acceso, morte. E i giornali naturalmente poi vengono ripresi dalla televisione che sostiene che si muoia di ventilatore. Si arriva al paradosso che l'Associazione per la protezione dei consumatori della Corea del Sud dice: state attenti quando dormite con un ventilatore elettrico perché potreste morire. Un ente governativo. Quindi, e se chi compra un ventilatore in Corea del Sud si trova questo adesivo sul ventilatore. E ora questo ci fa ridere. Ma noi facciamo esattamente la stessa cosa. Un bambino viene vaccinato e magari sviluppa l'epilessia. E noi facciamo lo stesso ragionamento del ventilatore, il vaccino ha causato l'epilessia, certo, poi dopo la scienza ci dice che l'epilessia ha la stessa incidenza tra i vaccinati e i non vaccinati, che la vaccinazione non aggrava una sindrome epilettica, addirittura la scienza ci dice anche che chi diventa epilettico dopo la vaccinazione ha delle alterazioni genetiche che giustificano questa sindrome, però intanto il tutto è partito e si arriva al punto che addirittura viene attribuita anche la sindrome di Down alle vaccinazioni, e ditemi adesso, è un cromosoma in più, che questo cromosoma si è fatto comparire da una vaccinazione, ci vuole veramente una grande fantasia. Però le bugie sono tante, e si leggono in continuazione. Io proprio per queste, per contrastare queste bugie che ho cominciato a scrivere poco meno di un anno fa su Facebook, perché non mi andava che ci fossero dei cialtroni a diffondere delle menzogne che potevano essere pericolose per tutti. Non è più necessario vaccinarsi. Beh, qui abbiamo l'aiuto da una comunità di ortodossi olandesi che rifiuta le vaccinazioni. Perché? Perché dice che la malattia è un castigo e la salute è un premio che viene dato da Dio. Quindi vaccinare si toglie a Dio la possibilità di premiare o castigare. Andatevi a convincere. Ecco, e cosa fanno? Questi non si vaccinano. Bene, questi qui tipicamente ci mostrano in continuazione che cosa accade se non si vaccina. Le ultime epidemie di poliomielite in Europa sono state proprio in questa comunità. L'ultima nel 92, 71 casi, una cinquantina di bambini paralizzati, due morti. Ecco cosa succede. Questi non si vaccinano perché glielo dice il Signore, ma c'è gente dalle mie parti, io sono di Pesaro, oddio, che comunque non si vaccina perché glielo dice qualche organizzazione antivaccinista. Guardate la copertura contro la poliomielite, contro la difterite che c'è a Pesaro, e vi accorgete che qui si stanno accumulando persone non immuni. E questa è una situazione di grandissimo rischio. Perché? Perché la poliomielite purtroppo non è sparita, non è sparita proprio per niente. Anzi, quello che noi vediamo è che è molto più difficile da far sparire di quello che si pensa. Non capiamo bene come circola questo virus ancora. Sappiamo che ci sono persone che possono emetterlo per mesi dopo essersi ammalati. Sappiamo che molti sono asintomatici. Sappiamo in ogni modo che ancora in molti paesi, Nigeria, Afghanistan, Pakistan e altri, c'è. E come vedete la gente arriva dalla Nigeria. Nell'anno scorso sono arrivati più di 25.000 persone. E se una di queste arriva a Pesaro, che emette il virus della poliomielite, parte un'epidemia. E quindi è necessario continuare a vaccinarsi. Tipicamente, l'altra frase, ma cosa ti importa? Se mi vaccino sono fatti miei, se non vaccino mio figlio sono fatti miei. Per questo dati sono l'esempio più chiaro
di quanto questa affermazione non è vero. In Inghilterra avevano un'incidenza molto alta di meningite da meningococco C, 1500 casi all'anno. Nel 98 un italiano, Rino Rappuoli, inventa un nuovo vaccino che dai dati preliminari sembra efficacissimo. E in Inghilterra si decide di partire con una campagna di vaccinazione a tappeto da 0 a 18 anni. I risultati sono sconvolgenti. In pochi anni si passa da 1500 casi all'anno a 14 casi all'anno. E la cosa sorprendente non è che la malattia scompare tra i vaccinati, ma che la malattia scompare anche nella classe di 25-64 anni che il vaccino non l'ha mai vista. Per cui chi nega l'immunità di gregge dovrebbe spiegarci come è stato possibile che si sia passati da 150 casi a quasi zero in persone che il vaccino non l'hanno visto. Ecco, qui permettetemi di fare una critica al concetto costo-beneficio. Io sono un medico e se mia figlia, ma sono anche un padre, se mia figlia prende la meningite, il costo non è quello del farmaco che gli iniettano, del ricovero, della puntura lombare. Cioè, io capisco che un sistema sanitario nazionale debba decidere dove allocare le risorse e possa dire, siccome sono limitate, le metto qui e non qua. Ma io non ho nulla a che fare con il sistema sanitario nazionale e io ho anche un'assicurazione privata. Ma io personalmente non mi importa niente del costo del beneficio. Io guardo il costo, che non è solo quello monetario. Un bambino che va in ospedale con la polmonite per morbillo non costa solo il ricovero dell'ospedale, costa dolore, costa... Quanto costa un bambino che rimane cieco o sordo perché ha avuto un'encefalite da morbillo o una meningite? E qual è il costo? Il costo di quella povera schermitrice che ha perso le braccia? Qual è? È quello delle protesi? E no, cari, per me non è quello. È molto più alto ed è molto diverso. Per cui, personalmente, comprendo che lo Stato debba fare delle scelte, però da cittadino io ne faccio delle altre e da medico ne consiglio delle altre. E ce ne sono di tutti i colori. È un complotto di Big Pharma? Beh, qui hanno fatto male i conti. Perché tutti i vaccini messi insieme in Italia nel 2015 hanno fatturato 318 milioni. I farmaci per una sola malattia senza il vaccino, l'epatite C, hanno fatturato 1 miliardo 720 milioni. Un'altra malattia senza vaccino, HIV, l'AIDS, circa 800 milioni di fatturato. Gli anti-ulcere, 1 miliardo di fatturato. Per cui bisogna dire che le case farmaceutiche dovrebbero aver orchestrato un complotto mondiale che coinvolge tutti i medici, tutti i ricercatori, Emergency, l'ONU, Medici Senza Frontiere, l'UNICEF, per difendere una fetta così piccola. Ecco, questa è una diapositiva dal bellissimo sito Io Vaccino, che combatte contro le balle. Come potete vedere, nel mercato statunitense la dimensione del mercato dei vaccini è molto inferiore a quella del cibo biologico e della medicina alternativa, per cui si guadagna di più facendo i medicinali omeopatici che facendo i vaccini. Le malattie stavano scomparendo da sole. Anche questa è una balla che in continuazione gli antivaccinisti raccontano. A volte dicono sta diminuendo la mortalità del morbillo, stava già diminuendo, grazie, la mortalità del morbillo in una popolazione denutrita è del 30%. E poi si abbassa piano piano, quando le condizioni migliorano, fino ad arrivare più o meno a un caso su 2000. Ma arrivata lì poi si ferma, sotto non va, perché non è che noi abbiamo tante cure per chi contrae l'encefalite. La fine è la stessa adesso nel 1960, anzi il morbillo per esempio è uno degli esempi che dimostra come la mortalità per certe malattie non è cambiata col tempo, perché quella è. E spesso dicono anche della poliomielite, dicendo vedete stava calando da solo, ora, e a parte che per la poliomielite è vero l'esatto contrario, sarebbe difficile, guardate un po' da un'altra pagina Facebook di una cara amica, cosa è successo nella Germania Est e nella Germania Ovest. La Germania Est ha introdotto il vaccino due anni prima rispetto alla Germania Ovest. Guardate, in questi due anni qui abbiamo 130 casi e qui ne abbiamo più di 9.000. Che cos'è? Sono due popolazioni omogenee queste, con gli stessi geni, la stessa dieta. Ora, i vaccini funzionano e anche questa è una balla. L'ultima di queste balle è chi non vaccina sta meglio, ce ne sarebbero tante, ma il tempo non ci consente di andare avanti. E se sentite i genitori e gli antivaccinisti dicono chi si vaccina non si è, chi è sempre malato, chi non si vaccina non si ammala mai. Anche qui, se andiamo a misurare invece è vero l'esatto contrario. Chi si vaccina ha
e non, chi non si vaccina, studi che hanno analizzato con diversi corti di vaccinati e non vaccinati, ha lo stesso numero di infezioni comuni, ha la stessa incidenza dell'allergia, l'unica differenza qual è? Che i vaccinati non prendono le malattie contro le quali sono stati vaccinati. E qui viene fuori un altro argomento. Come ha detto il collega, tutti noi sappiamo che il morbillo ha un'attività immunosoppressiva, questo lo sappiamo da sempre. Quello che però abbiamo appreso recentemente è che questa immunosoppressione è immensamente più lunga e immensamente più grave di quello che noi non pensassimo prima. Tanto è vero che è stato dimostrato in maniera inequivocabile, da questo bellissimo lavoro che è stato fatto dall'Università di Princeton, che la mortalità dei bambini che hanno preso il morbillo negli anni successivi per altre infezioni è molto più alta di quelli che invece non l'hanno presa. Allora, come la mettiamo con questi 120 medici che scrivono all'Istituto Superiore di Sanità che sono più sani i bambini non vaccinati? Allora, qui i casi sono due. O questi signori hanno dei dati che permettono di dire che i ricercatori di Princeton, l'Università di Einstein, hanno sbagliato e allora li pubblicano, oppure qui stanno raccontando una pericolosa bugia. Dire a dei genitori che se non vaccinano i loro figli saranno meglio, è una bugia che può indurre un comportamento pericoloso. Un medico che fa questa affermazione è come un ostetrico che dice che una donna incinta fumi pure, tanto fa bene a suo figlio. È come un poliziotto che dice, della stradale, che dice da ubriachi si guida meglio. Ecco, queste persone, secondo me, non possono continuare a fare il loro lavoro. Questi medici che raccontano delle bugie pericolose utilizzano l'autorevolezza che gli deriva dall'appartenenza a un ordine professionale per mettere in pericolo la vita dei loro pazienti. Questo non deve essere tollerato. Negli altri paesi non viene già tollerato, perché chi racconta queste balle in tutti i paesi civili viene sbattuto fuori dall'ordine. Da noi devo dire che c'è stata una posizione molto forte, molto encomiabile dell'Ordine Nazionale dei Medici contro questi cialtroni. Speriamo che adesso gli ordini provinciali, che stanno cominciando ad attivare delle azioni contro questi bugiardi, siano abbastanza rigorosi, però ricordiamoci che l'Ordine dei Medici è un organismo elettivo, per cui se l'ordine è troppo soffice si può eleggere qualcun altro. Non lo votano le mamme informate d'ordine, lo votano i medici. Per cui nelle province dove magari, perché l'antivaccinista è amico del presidente, e non gli fanno niente, ecco lì sarà il caso di chiedere ai medici di quella provincia se vogliono ancora essere rappresentati da qualcuno che non difende la dignità della loro professione. E poi la stampa, perché purtroppo anche la stampa ha la sua parte di responsabilità. Io racconto questa storia qualche tempo fa, venivo intervistato da Carlino Pesaro, mi dedica una pagina, io spiego le vaccinazioni, il giorno dopo, ecco qua, che intervista dando lo stesso spazio, Elisabetta Tomaselli, Geri, classe 85, vedete, mestiere, informatrice, un carattere impossibile, la voglia di vivere al massimo, senza sprecare nemmeno un secondo. Beh, però, mentre lei viveva al massimo, io studiavo, e quindi non sorprende il fatto che questa dica delle scemenze sulle vaccinazioni. E infatti, come vedete, qui la nostra Geri dice che se un bambino allergico alle uova non può fare il vaccino contro il morbillo. Peccato che il New England Journal of Medicine dica l'esatto contrario. Ma vogliamo mettere il New England Journal of Medicine contro una mamma a tempo pieno che vive al massimo? Ecco, io non capisco perché un giornalista debba accogliere queste scemenze. Ma c'è di peggio. C'è di peggio. Questo è un blog che è condotto da una giornalista professionista. Quindi non da una mamma, da una giornalista professionista. Un bambino muore per la tragica sindrome della morte in culla, che non c'entra niente con i vaccini. Bene, prima riporta giustamente il parere dell'AIFA, poi intervista l'avvocato Luca Ventaloro, che lo sappia un avvocato di morte improvvisa dei lattanti, io non lo so, però lui dice ho trattato e sto seguendo molti processi per SIDS, quindi è come che io andasse adesso in un aereo e dico io ho curato la cistite a due piloti, fatemi guidare l'aereo. Quello che è grave è che questo avvocato, chiaramente ora voi direte chi ascolta l'avvocato, però dice una cosa pericolosissima, la questione della posizione del bimbo è una bufala clamorosa. Ora, chi è pediatra, chi è medico, sa che il modo per prevenire questa morte improvvisa del lattante è quello di farlo dormire a pancia sopra, e questo abbassa drammaticamente le possibilità che questo avvenga. Ora,
l'avvocato dice che è una bufala clamorosa. Bene, in tutte le statistiche si vede che la vaccinazione previene la morte in culla. Secondo alcuni è un effetto protettivo con meccanismi sconosciuti dovuto alla vaccinazione. Secondo altri, me incluso, muoiono di più i non vaccinati, perché chi vaccina sta a sentire il pediatra, chi non vaccina sta a sentire l'avvocato, e lo fa dormire a pace sotto quel povero bambino. E allora noi dobbiamo fare qualcosa. Ecco, che cosa si può fare? Qui c'è una storia. Questo bambino, Red Kravitz, è un bambino, è un ragazzino californiano. Vedete, aveva avuto una leucemia. Era guarito dalla leucemia, non si era potuto vaccinare contro il morbillo e doveva continuare a fare delle chemioterapie. A un certo punto il padre si è accorto che nella scuola dove andava c'era il 20% di bambini non vaccinati. Bene, il padre si è stufato. Gli Stati Uniti, io ci ho vissuto tanti anni, sono un paese dove la libertà individuale è sacra, a livelli incomprensibili talvolta per noi europei, perché gli statunitensi vogliono la libertà di girare armati, in molti vogliono la libertà di non potersi assicurare contro le malattie. La versione contro la Obamacare, perché gli statunitensi vogliono che sia una scelta personale l'assicurazione e non dello Stato. In molti stati non è obbligatorio mettere il casco quando si gira in moto, anche lì per la libertà individuale. Bene, questo padre però ha detto: no cari, la libertà vostra di non vaccinare i figli confligge col diritto di mio figlio di andare a scuola senza rischiare la vita. L'ha portato fino alla Corte Suprema e gli hanno dato ragione. Quindi chi non vaccina mette in pericolo gli altri. E una strada purtroppo è questa, quella di evidenziare questi pericoli e di fare sì che lo Stato si preoccupi di mettere al sicuro, di proteggere i più deboli, con qualche intervento che io penso possa essere anche l'obbligatorietà. Certamente bisogna informare, certamente bisogna spiegare, e io è questo quello che ho tentato di fare, però non dimentichiamo che dobbiamo spiegarlo a gente che dice che io sono un alieno che viene da Alfa Draconis. Io ho paura che mi mandino la cartella delle tasse, la stessa cosa che c'è vicino all'agenzia delle entrate. Un altro dice che io sono parte della loggia massonica del drago, ma per carità, questo non significa nulla di negativo, almeno volete. E tenete conto che appunto queste persone con le quali noi dovremmo dibattere, che delle volte si alzano a spiegare a Rino Rappuoli la meningite o a Paul Offit, che è primario del Children's Hospital di Filadelfia, come sono i vaccini, vedete, non conosco, morte agli scienziati, vedete, e no alle manipolazioni genetiche, ecco, c'è questa sindrome, e per cui attenti, perché le persone con cui abbiamo a che fare sono quelle che quando un sito satirico dice troppi metalli nei vaccini, bimbo non ci finisce dopo il bagnetto, una mamma dice non so se è vera questa storia, ma mio figlio non lo vaccino. Ora, la realtà supera la fantasia, per cui è vero che noi dovremo impegnarci, ma io dubito che si riuscirà a convincere queste persone che il vaccino è innocuo, perché lo scrivono sempre con la Q. Certamente dobbiamo farlo, e io ho pensato di farlo perché? Perché in un mondo dove la ragione si addormenta, diceva Goya, si generano i mostri, e i mostri purtroppo sono delle malattie che non abbiamo più visto, fortunatamente, e che potrebbero tornare. E io ho una bimba e non voglio che cresca in un mondo dove la ragione dorme e dove la verità ha la stessa dignità di una pericolosa menzogna. Grazie mille per la vostra attenzione.